Bene, cari amici di Canale 7, un ben ritrovati per questo evento. Se vogliamo fare l'applauso, lo facciamo pure perché è importante. Ci troviamo all'interno dell'auditorium comunale di San Domenico e qui con noi ci sono diversi alunni delle scuole di fondi, della Scuola Media Garibaldi, dell'Istituto Commerciale e dell'ISAS di Soccodato. E siamo in questo bellissimo ambiente storico e culturale per presentare un evento molto importante che ha a che fare con la vita, con la solidarietà, con l'ospedale, con chi soffre. E come sappiamo, un po' per ciascuno possiamo veramente risolvere diversi problemi. E l'associazione culturale 10 e Lode ha organizzato un evento che si svolgerà il 30 di aprile allo stadio comunale di Sperlonga per un incontro di calcio tra la nazionale calcio attori contro gli ex calciatori di Serie A e lo staff medico dell'ospedale San Giovanni di Dio. Questa partita del cuore, se vogliamo chiamarla così, comunque insieme per la vita, servirà per raccogliere dei fondi e delle risorse economiche a favore dell'ospedale civile di Fondi. Ma meglio ce ne parleranno i nostri ospiti che abbiamo qui al tavolo, magari presentandovi dalla mia destra, alla vostra sinistra. C'è il noto calciatore che tutti ricordiamo, Fabio Pecchia, ex calciatore di Serie A, della Juve, del Napoli. Grande. Penso che anche. Però continua ancora a giocare, no? Quindi non giochi più. Ex, non giochi più. Un calciatore in pensione, poi magari gli diamo il microfono per sapere qualcosa. Poi accanto a lui c'è il dottor Viola, che Vincenzo Viola, medico chirurgo dell'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi e ancora il rappresentante, il responsabile della Sperlonga Turismo, il Leone De Leo, La Rocca. Leo La Rocca, ho fatto un mix tra. Ti ho ribattezzato. Ho fatto un po' Leo La Rocca, sì. Bene, e poi accanto a me il delegato del sindaco di Sperlonga, Francesco D'Arcangelo. Eh sì, facciamolo. Diamo sfogo all'applauso qui accanto a me. Lo conoscete, l'assessore alla cultura, il professor Lucio Biasillo. Ancora la presidente dell'associazione insieme 10 e Lode, Federica Micci. E poi Dulcis in fundo, poi l'organizzatore, il coordinatore, quello che un po' cura tutto quanto l'organizzazione, che non è una cosa molto facile, molto difficile, chiama questo, risponde, quello non c'è, mette insieme, anche per la trasmissione di stamattina è stato un po' così, ma poi figuriamoci per un evento del genere, eccolo qua, Gianluca Berardino. Allora, iniziamo intanto dalla responsabile dell'associazione che ha preso questo compito, questo incarico, Federica. Sì. Ah, certo, sì. Intanto stiamo aspettando che ci raggiunge sicuramente fra breve l'attore Edoardo Velo, che è un attore di 100 vetrine e anche altre trasmissioni. Bene, allora Federica Micci, se magari ci dai una breve introduzione, il perché di questa iniziativa, intanto l'associazione quando è nata. Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio per essere qui con noi questa mattina. Io sarò breve anche per non annoiarvi. L'associazione 10 e Lode è un'associazione molto giovane, ha soli 3 anni e nonostante ciò comunque ha dato vita a molte iniziative, principalmente di carattere culturale, infatti si è rivolta soprattutto alle scuole con fornitura di libri di testo, borse
borse di studio, ma oggi in particolare si arricchisce di questa nuova iniziativa Insieme per la Vita, che è un'iniziativa a carattere sociale e quindi in particolar modo sostiene quella che è la sanità della città di Fondi, quindi l'ospedale San Giovanni di Dio. Io spero che questa iniziativa avrà esiti positivi e ringrazio ancora tutti voi per il sostegno non soltanto economico ma anche morale, in quanto basta anche la vostra presenza per sostenerci. Grazie. Bene, allora grazie a Federica Micci. E Gianluca Berardino, intanto ci puoi dire delle anticipazioni, come si svolgeranno questa iniziativa, che poi avrà anche un prepartita, così possiamo definirlo, una giornata di venerdì 29. Sì, in pratica l'evento si svolgerà in due giornate. Il venerdì 29 ci sarà una cena di beneficenza presso l'Olite Village, dove parteciperanno tutti gli esponenti della Nazionale Calcio Atturi e tutti gli ex calciatori della Serie A. E il giorno 30 a Sperlonga, per l'appunto, avremo questo incontro di calcio dove servirà per raccogliere questi fondi da destinare all'acquisto di alcuni macchinari per la sala operatoria. Noi ci siamo prodigati affinché tutto ciò venisse fatto in maniera tranquilla e serena e coinvolgendo un po' tutta la popolazione, perché effettivamente l'ospedale è di tutti quanti. È una struttura che ha bisogno di alcune cose e speriamo veramente che la gente, il popolo, partecipi attivamente a questa manifestazione. Sì, allora lo ricordiamo ai nostri telespettatori che si fossero sintonizzati da poco, che il 29 sera ci sarà una cena insieme con tutti quanti di beneficenza i partecipanti alla partita, attori e il nazionale di calcio ex, quindi scusa sì. Gaetano, è una cosa che ho dimenticato: la cena è aperta a tutti, a chi volesse partecipare dà un contributo, può tranquillamente prenotare e può partecipare a questa cena. Certo, proprio perché, quindi, oltre alla partita del cuore, dicevamo, venerdì 29 aprile alle 21:30 ci sarà questa cena di beneficenza presso l'Holiday Camping Village, a cui parteciperanno sia gli attori che gli ex calciatori di Serie A, e la cena, come diceva Gianluca, è aperta a tutti e chiaramente bisogna prenotare, ma la nostra regia sicuramente farà apparire in sovraimpressione i numeri telefonici ai quali rivolgersi per prenotare. Quindi il giorno dopo, che è il sabato 30 di aprile, c'è un ricco programma, intanto inizia alle 16:30 per poi tutta la serata per questa partita molto importante che si svolgerà a Sperlonga allo stadio comunale. E noi parliamo dell'ospedale di Fondi, però di Fondi perché sta sul territorio fondano, ma è un ospedale che serve un po' tutti i comuni della limitrofi. Anche la posizione dell'ospedale civile di Fondi è una posizione felicissima, perché si trova vicino a Monte San Biagio, vicino a Sperlonga, vicino Lenola, Campo di Mele, e quindi serve tutto questo bacino che è molto popoloso. Ne parliamo con il dottore Vincenzo Viola, che è medico chirurgo, che poi alla fine è colui, insieme con lui anche tutti gli altri medici della sala operatoria, beneficeranno di queste attrezzature che si andranno ad acquistare. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti gli organizzatori per avermi rappresentato. Sono molto orgoglioso in questo ospedale San Giovanni di Dio in cui lavoro. Io credo che questa partita di calcio benefica sia un inno alla solidarietà. I problemi del mio ambiente lavorativo sono molteplici. Tutti i medici dell'ospedale lavoriamo con la vita dei pazienti e non è poco. Le nostre liste d'attesa ogni giorno scaricano su di noi una rabbiosa indignazione di un esercito di pazienti e parenti. Hanno ragione.
Signori, signori, per chi soffre un ritardo di una visita o di una diagnosi può essere vissuta come un'eternità. Quindi l'impegno di rendere accettabili i tempi di attesa per un malato vuol dire umanità. La garanzia di questi pazienti per noi vuol dire libertà. Ma per raggiungere questo obiettivo, per fare tanti gol, e Fabio, in questa partita, spero che te ne fai tanti, bisognerebbe risolvere subito il problema dell'efficienza delle nostre sale operatorie, delle nostre tecnologie, ormai non dico obsolete, ma quasi, per migliorare le tecnologie e quindi le performance di noi chirurghi, di noi medici, di tutto lo staff dell'ospedale San Giovanni di Dio, dal quinto piano all'ultimo piano, passando per la pediatria, per il nido, per la medicina, ginecologia, ostetricia, ripeto, tutti i nostri servizi, e migliorarne la qualità sia dal punto di vista medico e infermieristico. Per cui si migliora la tecnologia, si migliora il prodotto e qualità. Il nostro prodotto, lo sapete, è la salute. E la salute è un bene primario. Insomma, secondo me, tutti, indistintamente, ecco, appena... Beh, intanto accogliamo con un grande applauso Edoardo Velo, lo ringraziamo per averci raggiunto. Sì, siamo proprio in diretta, quindi ci fa piacere questa della venuta dell'attore di Cento Vetrine e altro.